Buonasera, 27 marzo 2020. Siamo alla quinta settimana da quando è arrivata in Italia la visita del coronavirus. Sembrano passati 5 mesi, non 5 settimane. Siamo collegati con Roberto Quaglia e con Giulietto Chiesa. Ciao Roberto. Ciao. Ciao a E ciao tutti. Giulietto. Ciao. Ovviamente ho fatto una lunga lista di cose di cui parlare. Ovviamente eviteremo il discorso generale perché quello ormai l'abbiamo fatto mille volte, ma ci sono molte cose interessanti e particolari, soprattutto per il gioco, per quello che riguarda il gioco delle smentite e delle contraddizioni nelle quali lo stesso mainstream è caduto ultimamente. Prima però, siccome Giulietto ha pochi minuti e poi deve lasciarci, darei prima la parola a lui per chiederti una cosa veloce, Giulietto. Com'è, perché da qui si fa fatica, com'è la situazione in Russia in questo momento rispetto al coronavirus? Che cosa sta succedendo esattamente? Succedendo una correzione di rotta, almeno io così la interpreto, perché dopo la proposta di Putin di fare una settimana di completa vacanza, praticamente la prima volta che si chiudono i ristoranti, i bar, eccetera, eccetera, e ci sono alcune dichiarazioni del sindaco di Mosca, Sobyanin, che praticamente lascia capire che fino ad ora non c'era stata come dire, la pandemia, ma adesso sta arrivando. Quindi la Russia sta correggendo la sua posizione e lo fanno al modo solito, cioè lo fanno per gradi. E quindi secondo me siamo di fronte a un cambiamento perché i numeri dei malati, dei contagiati e dei morti cominciano a salire anche a Mosca. Loro hanno preso una decisione di fare un migliaio di ospedali da campo, però naturalmente su un paese di queste dimensioni è semplicemente l'annuncio che ci sarà un ulteriore cambiamento fra una settimana o due. Tra l'altro questo cambiamento di rotta è curioso perché più o meno lo fanno tutti, cioè Boris Johnson è partito dicendo chi se ne frega lasciamo girare il virus, adesso ovviamente sono corsi ai ripari, Trump inizialmente aveva avuto la stessa reazione, anche oggi fino a ieri la Svezia aveva detto noi faremo un atteggiamento diverso, lasceremo correre il virus, siamo tutti in giro, siamo pronti all'emergenza dal punto di vista sanitario ma comunque lasceremo correre, invece proprio stasera ho sentito che adesso anche loro hanno cambiato rotta, evidentemente c'è una specie di meccanismo di diniego all'inizio nel quale uno non vuole accettare una situazione di chiusura di questo genere, ma poi dopo deve fare i conti con la realtà che gli viene incontro. Diciamo che è un fatto senza precedenti che ha colto più o meno tutti di sorpresa, perché è una cosa che ha una dimensione secolare, non ho altri elementi per collocarla, è una cosa che non ha precedenti e quindi è ovvio che tutte le classi politiche, da qualunque parte siano, sono state colte in qualche misura in contropiede. Ti chiedo un'altra cosa e poi ti lascio andare. Pandora l'altra sera ha pubblicato la notizia, vediamo scusa la slide numero 4, ha pubblicato la notizia nella quale l'ONU chiede praticamente agli americani di togliere le sanzioni a mezzo mondo. Esattamente a cosa vi riferivate con questa notizia? Ci riferiamo al fatto che c'è stata una dichiarazione formale delle Nazioni Unite che, mi pare anche loro con un qualche ritardo, si rendono conto che una situazione del genere dove ormai, gli aiuti e le richieste di aiuto sono in qualche caso così disperate che travalicano il sistema delle alleanze tradizionali e quindi sostanzialmente anche là c'è qualche persona di buon senso. Ecco, lo commenterei così, perché in un momento in cui, come avrei visto, la Russia manda, mi pare, 18 aerei da trasporto con uno sforzo, rilevante su un paese dell'altra sponda, cioè della NATO, beh, è chiaro che questo solleva importanti interrogativi. Che succede? C'è un cambio d'alleanze, c'è un'esigenza, ci sono manovre, quindi è una piccola resipiscenza, diciamo così, è un piccolo riconoscimento che il mondo precedente non sta più in piedi. Io la interpreto così. Questo non significa che si cambia il quadro delle alleanze, siamo molto lontane, ma sul fatto che io così la penso, che da qui a 4 mesi, 4-5 mesi, quando la situazione sarà sicuramente a quella data ormai parzialmente normalizzata, apparirà un altro mondo.
È come quando uno apre una finestra che è sempre stata chiusa e improvvisamente si trova di fronte a un mondo in cui tutte le relazioni internazionali saranno diverse, tutte le sorgenti di ricchezza e di denaro saranno ricombinate, tutte le alleanze saranno modificate e quindi qualcuno pian piano comincia a rendersene conto. Io credo che tutte le classi politiche fanno fatica a rendersi conto che il cambiamento sarà epocale, se mi consenti, perfino l'articolo di Mario Draghi, che pure è molto ambiguo per molti aspetti e non si scopre, è tuttavia il riconoscimento che è un cambio drastico. Io dal suo discorso ho visto quella frase, una serie di frasi dove appare con una tutta chiarezza che lui dice esplicitamente che adesso sono gli stati che devono decidere il problema e che non c'è nessun altro che possa deciderlo e che i mercati che fino a ieri ci venivano propagandati come i regolatori dell'economia mondiale non potranno prendere queste decisioni perché le decisioni che si impongono sono radicalmente diverse da quelle che i mercati sono in grado di affrontare. Quindi tu capisci che in una situazione di questo genere è inevitabile che pian piano, ma ripeto, nel corso di 3 o 4 mesi, questa sarà la cruda realtà, bisognerà ridistribuire e di ricomporre tutti gli scenari che fino ad ora abbiamo considerato validi. Incluso l'Europa, immagino. L'Europa, se pensi soltanto che l'Europa non è stata capace di prendere una posizione per quanto riguarda i confini, cioè praticamente su un luogo, su un punto come quello dei confini interni e esterni della comunità, la Commissione non ha poteri, la Commissione può esprimere solo pareri sulle posizioni degli Stati e i 26 Stati europei hanno preso decisioni indipendentemente dall'Europa, hanno proprio letteralmente deciso loro da soli, sulla base ovviamente di esigenze ultra e ultra egoistiche, ciascuno pensate ai fatti suoi, la Francia in un modo, l'Italia in un modo, la Germania in un altro modo, tutti i Baltici in un terzo modo, cioè ciascuno fa per conto suo, cioè noi stiamo assistendo allo squagliamento politico-morale di quella che ci veniva presentata come un'entità politica solidale. Infatti questa è veramente la cartina al tornasole, questo, al di là appunto delle implicazioni, delle cause, di quanto sia manovrato e quanto no, sta comunque venendo fuori una realtà che è assolutamente odiosa da questo punto di vista. Sarà veramente difficile dopo riuscire a non averla vista. Sì, credo proprio che questo sia un grande cambio. Io penso soltanto che bisogna adattarsi a una rivoluzione intellettuale e morale, a un cambio di marcia della cultura, degli individui come società, come organico biofisico. Noi dobbiamo entrare in un altro rapporto col mondo, tutto quello che sta accadendo, quale che sia l'interpretazione. Io vado al di là delle interpretazioni che ne abbiamo discusso l'altra volta con Roberto e con te, chi e come qualcuno ha voluto, come ha realizzato. Al di là di questo è uscito come una specie di Deus ex machina che ci ha svelato che la società in cui viviamo è insostenibile. Questo è quello che appare. Non si può sostenere questa società, c'è poco da fare. E tutto quello che ci hanno raccontato, e ci siamo anche raccontati in tutti questi decenni ultimi, non funzionerà più. Questo è il quadro. Va bene, speriamo di essere qui belli svegli per commentare tutto quello che succederà. Abbiamo sicuramente dei mesi molto intensi davanti. Giulietto, ti ringrazio per questo tuo sforzo che hai fatto di darci il tuo salutino. Ci sentiamo la settimana prossima. A presto, arrivederci. Arrivederci. Torniamo da Roberto. Ciao Roberto, scusa se ti ho fatto aspettare. Ci mancherà. Dunque, ci sono alcune cose che ci riguardano da vicino, perché io e te, bene o male, siamo accomunati dalla questione, chiamiamola ormai la questione del pipistrello, perché questo è il nome che è diventato, la teoria del pipistrello. Prima vorrei spendere una parola solamente sul caso Montanari e quello che è successo con il patto trasversale per la scienza di Burioni, che hanno denunciato sia lui e soprattutto hanno minacciato BioBlu, che è la cosa più grave. È una cosa che secondo me appunto era assolutamente inevitabile, ma dovrebbe essere considerata assolutamente intollerabile. Tu cosa dici a proposito?
Sì, sono d'accordo su quello. Poi bisogna separare molto il merito della questione, su quello che Montanari pensa e dice, e sulla censura che si è operata e soprattutto che si vuole operare sul mezzo di comunicazione BioBlu che l'ha diffuso. Perché nel merito, sinceramente, non sono particolarmente impressionato da Montanari io stesso, soprattutto il fatto che Montanari sembri non accorgersi di tutti questi morti e li ascriva ad altre cause, mi sembra una dissociazione dalla realtà quasi ideologica, se andiamo a vedere. Posso a riguardo contribuire con un dato preciso che ho letto, che dall'1 al 24 marzo di quest'anno i decessi a Bergamo sono stati 446, l'anno scorso erano stati 98. Adesso, tra l'altro, questi i morti in più, tra l'altro, sono di più di quelli ufficialmente ascritti al coronavirus. Quindi, però, di qualcosa sono morti questi qua. Quindi, nel merito, diciamo che non sono d'accordo nemmeno io sulle sue tesi. Ma sul fatto che invece si voglia vietare a una persona di parlare è gravissimo, soprattutto ad uno scienziato, perché la scienza è dialettica, la scienza si fonda sulle falsificazioni, quindi ognuno deve essere in grado di cercare di falsificare tesi di altri. Se poi non è bravo, in questo caso mi sembra che non sia stato bravo. Roberto, ti chiedo scusa un attimo, abbiamo un problema con il doppio collegamento. Ti richiamiamo subito, resta lì per favore. Io sono in linea intanto. Ok. Allora, intanto vi introduco l'argomento che vogliamo affrontare, che vorrei affrontare dopo con Roberto, e cioè il caso del video della trasmissione Leonardo che ieri praticamente ha spaccato tutto perché in un attimo è arrivato dappertutto, assolutamente. Roberto, ci sei? No? Un attimo solo, abbiate pazienza, siamo in diretta vera e lo potete vedere. Un attimo solo, eccolo qua. Roberto, ci senti? Dunque, Sì, vi sento, stavo vi sento. dicendo, avevo introdotto il caso del video della trasmissione Leonardo, no? Sì. Ecco, che ieri appunto ha spaccato la rete, addirittura io mi sono divertito come un pazzo, lo confesso, perché vedere per esempio la Palombelli ieri sera con gli occhi grossi così sgranati, che diceva è uscita questa cosa, ma bisogna smentirla in qualche modo, perché capisci che si tratta della RAI, quindi andare a smentire, vedere il mainstream che va a smentire il mainstream, io godevo veramente, ho avuto un attimo di quasi orgasmo, devo dire. Dimmi tu cosa ne pensi di quello che è successo, poi facciamo alcuni commenti di cose che mi sono segnato. Ci sono, tanto per iniziare, non un filmato di Rai 3 Leonardo, ma ce ne sono più di uno. Adesso ne è uscito un altro di febbraio di Sì, l'ho quest'anno, visto anch'io. esatto, che confermava tra l'altro le stesse tesi, sviluppando poi ipotesi sulla base delle quelle. Ipotesi, peraltro, che non sono molto distanti da quelle che formuliamo anche noi. Però è interessante notare questa reazione. Che tra l'altro è isterica perché non è molto confusa come reazione. Negli argomenti, se poi uno va a vedere gli argomenti, si va a vedere che sono tutti molto inconsistenti perché non viene mai vista la situazione nel suo complesso. Vengono presi dei pezzetti di informazione usati per cercare di smontare il tutto in maniera completamente illogica. Si dice Ecco, no, ma è un altro scusa virus. Roberto, no, per chi non l'avesse visto, riassumo velocemente. La trasmissione Leonardo del 2015 faceva vedere come in un laboratorio cinese, ma non necessariamente i cinesi, questa è la cosa su cui dobbiamo tornare, in un laboratorio cinese di Wuhan, quello famoso che ormai è diventato famoso a tutti, era stata operata una modificazione genetica tramite l'uso di proteine, io i termini esatti non li so, scientifici, per cui avevano modificato geneticamente un virus e lo avevano reso potenzialmente aggressivo per l'uomo. Ecco, questa è la notizia, brevissima, fra l'altro, un video che durava 40 secondi, 50 secondi, quindi una notizia buttata lì così. Lo smontaggio di tutti i media mainstream si sono affrettati a smontare dicendo no, ma non era quello il virus di cui si parlava, era qualcos'altro. Anche se ovviamente il fatto che la modificazione genetica sia stata fatta e quindi possa avvenire rimane assolutamente intatto. Prego, scusami. Sì, infatti il dato incontestabile di quel servizio giornalistico era che si può fare una cosa del genere. Nel senso, poi che quello sia stato esattamente il virus che poi è scappato, se andiamo a vedere è un dettaglio irrilevante, nel senso che
Certo che se fosse quello sarebbe identificata esattamente l'origine, ma la vera notizia è che si può fare, perché una delle grandi discussioni diciamo dichiarazioni del mainstream, dell'ortodossia del mainstream, è che non si può fare, che quello è un virus assolutamente mutato naturalmente. Ora, il problema è che dobbiamo capire, noi non siamo scienziati, non siamo virologi, non siamo soprattutto virologi che si occupano così in dettaglio, perché credo che anche i virologi stessi non sappiano poi a quei livelli cosa si possa fare o non si possa fare con l'ingegneria biologica. Ma quindi la vera domanda, che peraltro tutti continuano a fuggire, è se sia un virus diciamo ingegnerizzato. Orale oppure ingegnerizzato, perché se ingegnerizzato, chiaramente il tipo di risposte che la società nel suo insieme deve dare sono diverse. Facciamo un esempio: se fosse una guerra biologica, adesso io lo parlo per ipotesi, chiaramente non abbiamo la minima idea se lo fosse, uno chiaramente deve fronteggiare anche lo scenario che magari chiunque sia stato possa reiterare il gesto, quindi in pratica non basterebbe più estinguere i focolai perché qualcuno potrebbe rialimentare. Ecco perché serve investigare la questione e capirla. Io non ho gli strumenti di farli, noi non li abbiamo, ci vuole persone di alto livello che se ne occupino. Invece c'è una cortina fumogena, un muro di gomma contro il quale non ci si può assolutamente non si può assolutamente porre neanche queste domande. E io sono abbastanza sconcertato dal fatto che non si possa porre queste domande. Beh, noi non stiamo dando delle risposte. C'è gente che poi ci accusa di complottismo perché daremmo delle risposte. Non hanno capito che noi stiamo solo facendo delle domande. E la gente confonde le nostre domande con le risposte che loro si danno nelle esatto, loro. Perché la risposta sta già dentro chi ascolta la domanda e noi gliela facciamo solamente uscire fuori, questo è il problema. Esatto, il problema è tutto lì, gli esce da loro, sono sì. Loro i complottisti, gli ascoltatori, esatto. Non noi. Esatto. Noi semplicemente... Pronto, si è congelato. Commenti che anche nella nostra mente cerchiamo di censurare in continuazione. Sì. Sì, tra l'altro è successa una cosa comica, perché nella corsa a smentire il tutto, che cosa, un nostro amico carissimo si è lanciato oggi, facciamo vedere la slide numero 7, scusate, commenta un attimo quello che è successo al nostro attivissimo. Beh, c'è il più noto debunker italiano, attivissimo, che ha confermato che, ha smentito, diciamo, la tesi che nel laboratorio cinese di Wuhan operassero essenzialmente esatto. Solo i cinesi, ecco. Esatto, cioè ci ha confermato esattamente quello che noi sosteniamo, che sappiamo già. Quindi nel tentativo di smentire la notizia ha confermato la possibilità della medesima. Fra l'altro devo dire una cosa, io e te siamo accomunati ormai da questa, appunto, la teoria della manina americana, no? E quando è uscito il filmato di Leonardo ieri, molti mi hanno scritto dicendo: ma allora la vostra tesi non sta più in piedi, perché vuol dire che sono stati i cinesi. Io ho risposto no, perché appunto questo si trattava di un laboratorio, era in Cina, ma non era un laboratorio solo cinese, a quei livelli lì lavorano anche gli occidentali. Tu hai conferma di questo, Roberto? Beh, la conferma ce l'ha data attivissimo, esatto. Io l'avevo già letta da altre parti, comunque adesso abbiamo avuto una conferma piuttosto autorevole, diciamo, soprattutto per le per diciamo gli spettatori mainstream. Esatto. Quindi, per riassumere, ripeto, noi non possiamo affermarlo con certezza, ma la nostra ipotesi sta perfettamente in piedi, perché appunto da quel laboratorio ci sono passate tantissime persone, non tutti soltanto cinesi, e lì può essere successo veramente di tutto. Il filmato di Leonardo ci conferma che un certo tipo di manipolazione era già stata fatta e resa pubblica già 5 anni fa, e quindi, come dicono, basterebbe unire i puntini in teoria per avere una teoria che sta in piedi. C'è un'altra smentita, perché io mi sto divertendo in questo momento a vedere proprio le smentite del mainstream, come si arrabattano dappertutto, no? Si vede, evidentemente i nostri due video hanno dato abbastanza fastidio, perché abbiamo risvegliato il neurone di risposta di questa gente, no? L'altra smentita che mi arriva spesso è qualcuno che mi dice: guarda, c'è una ricerca di Nature che prende la vostra ipotesi di manipolazione genetica e viene smentita scientificamente. La ricerca di Nature, che vediamo nella slide numero 1, appunto, è questa qui che vediamo. Nessuno si è preso veramente la briga di andare a leggere quello che c'è scritto. Io l'ho fatto e vi faccio vedere adesso alcuni paragrafi. Se vediamo la slide numero 2,
Il primo paragrafo li ho presi appunto, ne ho estratti, quindi poi potete andare a cercare per intero. Il primo paragrafo dice: le nostre analisi mostrano chiaramente che il SARS-CoV-2 non è un virus costruito in laboratorio né è manipolato intenzionalmente. Quindi attenzione alle parole perché sono importanti. Clearly show, come dice la... vediamo il testo in inglese. Clearly show vuol dire mostrano chiaramente, che non vuol dire niente. In ambito scientifico o dimostri o non dimostri, non ci sono vie di mezzo. E infatti vediamo il secondo paragrafo che dice: è improbabile che il SARS-CoV-2 sia risultato da una manipolazione del laboratorio di un coronavirus di tipo SARS-CoV correlato. Quindi siamo già all'uso della parola improbabile, che non è affatto, anche qui, un termine scientifico, ma è un termine emotivo. Scientificamente improbabile non vuol dire assolutamente niente. Terzo paragrafo, che è tratto dalle conclusioni della ricerca, dove dice conclusions: nonostante le prove mostrino che il SARS-CoV-2 non è un virus manipolato intenzionalmente, è attualmente impossibile dimostrare o scartare le altre teorie sulla sua origine qui descritte. Ulteriori dati scientifici potrebbero far pendere l'equilibrio delle prove a favore di una ipotesi piuttosto che dell'altra. Quindi, nuovamente, non siamo né in grado di dimostrare né di smentire una teoria rispetto all'altra. Alla faccia della dimostrazione scientifica. Quindi cosa succede qua? Ci stanno a pegliare il culo quando ci dicono che è stato smontato scientificamente, giusto? Esatto, sono tante parole all'aria senza niente dietro, perché anche noi non stiamo dichiarando delle certezze, noi stiamo evidenziando dei dubbi. La ricerca di Nature sta semplicemente amplificando questi dubbi, perché sta dicendo è improbabile, ma che poi non sappiamo cosa voglia dire improbabile, ma questo giudizio può venire modificato, non c'è nessuna certezza. Proprio perché non c'è nessuna certezza, l'argomento merita ulteriore ricerca scientifica. La scienza funziona così, finché non esiste una dimostrazione si deve continuare a ricercare. Invece c'è un mainstream informativo giornalistico che vuole il discorso chiuso, e questo è il problema di questo oscurantismo di ritorno che ci ritroviamo tra capo e collo. Le verità devono essere sempre solo rivelate. Se per caso non collimano con le verità politiche politicamente corretti del momento, poi nascono le censure, i problemi e via dicendo. Esatto. La rileggo la frase perché, scusate, è importante. Ogni volta che sentite dire da qualcuno la rivista Nature ha smentito l'ipotesi di una manipolazione genetica del virus, ricordategli questo che dice la ricerca stessa: è attualmente impossibile dimostrare o scartare le altre teorie sulla sua origine qui descritte. Ulteriori dati scientifici potrebbero far pendere l'equilibrio delle prove a favore di un'ipotesi piuttosto che dell'altra. Questo è quello che dice. Se la gente invece di parlarne la leggesse, usate Google Translator se non conoscete l'inglese, e avreste esattamente questo risultato. Dunque, senti, andiamo un po' più sul fronte politico di quello che sta succedendo nel mondo, perché anche lì succedono cose interessanti. Per esempio, vediamo la slide 3, un articolo di Politico che dice: i democratici prendono ad esempio i finanziamenti illeciti per opporsi alle misure di salvataggio dei repubblicani. Cioè, cosa succede? È successa che è uscita la notizia, è un progetto di legge per adesso, non ancora approvato, che il ministro del Tesoro, Steve Mnuchin, stia per praticamente disporre di 500 miliardi di dollari da regalare praticamente alle corporation per aiutarle con la scusa del coronavirus, senza praticamente dover dare giustificazione di quello che succede. Secondo te perché noi non possiamo fare anche noi una cosa del genere, Roberto? E questa è la domanda fondamentale. Tra l'altro... Ah, aspetta che si è bloccato di nuovo. Aspettiamo. Anche gli... Scusa Roberto, ricomincia la risposta che non abbiamo sentito. Questo è, diciamo, il punto nodale della situazione, poi quando si parla di che cosa fare. Pesi, peraltro,
vituperati per il loro Brexit, adesso hanno avviato un'operazione di helicopter money, di denaro che è gettato dall'elicottero su tutti, che è assolutamente incredibile, almeno sulla carta, vediamo come si tradurrà. Ovvero praticamente tutti quelli che lavoravano e adesso non possono lavorare riceveranno lo stipendio, ma parliamo dei privati, cioè quindi non solo dei dipendenti, riceveranno dallo Stato il denaro che loro avrebbero guadagnato basati sulle loro dichiarazioni dei redditi precedenti. E in Italia invece si fa il contrario, nel senso che i dipendenti per ora continuano a ricevere denaro, ma fra un po' finirà anche per loro, e invece chi esce di strada gli prendono ancora 5.000 euro se lo trovano in giro. Il tema è che senza dell'helicopter money, cioè improvvisamente un'iniezione di liquidità mostruosa, ma a tutti, qui finiamo tutti nei guai, perché tra un po' la gente esce per strada per andare a prendersi il cibo con la forza. Scusami se ti interrompo, non fra un po'. Vediamo la slide numero 5, iniziano gli assalti ai supermercati, cioè già a Palermo è successo che la gente si è messa d'accordo perché non abbiamo più soldi per fare la spesa, sono andati e hanno depredato un supermercato, hanno dovuto chiamare la polizia, quindi qui siamo anche di fronte, appunto, come dici tu, a un problema di emergenza molto imminente, perché ci hanno detto 2-3 settimane di clausura, le 2-3 settimane stanno per passare. Teoricamente dovremmo aver già raggiunto il picco e cominciare a vedere delle zone verdi che riappaiono dopo che tutta l'Italia è stata resa zona rossa. Secondo me a partire dalla prossima settimana, diciamo dal 3 o 4 di aprile, quando era la data di scadenza esatta delle 3 settimane, cominceremo a se non si danno da fare per rimettere in moto questa nazione, cominceremo veramente a vedere dei problemi molto molto gravi. Vedremo dei problemi gravissimi, e il problema è che abbiamo una classe dirigente in questo momento che sta navigando a vista, ma per vista intendo dire che vedono a 20 metri come con la nebbia. Basti vedere indietro, comunque non è solo un problema italiano, abbiamo visto che anche negli altri paesi reagiscono alle cose che succedono senza essere in grado di prevedere a 2 settimane di distanza. Ma visto che erano così prima, mi sa che la cosa non si è cambiata, continuano anche adesso a non prevedere a 2 settimane di distanza, per cui queste rivolte popolari che adesso abbiamo avuto il trailer, ma saranno veramente pesanti in futuro quando la gente non ha da mangiare e la fame aumenta, e queste cose loro non le riescono a vedere, ma sono dietro l'angolo. Se non fanno subito qualcosa, subito significa dare denaro alla gente, non ce l'hai, te lo inventi, è sempre stato fatto, solo che per una volta il denaro deve venire inventato per essere dato alla gente e non alle grandi corporation. Infatti, alle grandi banche. Senti, un'altra notizia che mi hai segnalato tu, e ti ringrazio, vediamo la slide numero 8. L'ex primo ministro inglese, qui arrivano i nuovo ordine mondiale, cercano di infilarsi come dei falchi, assolutamente. L'ex primo ministro inglese Gordon Brown chiede un governo mondiale per combattere il coronavirus. A te il commento, Roberto. Beh, per usare un inglesismo, lasciamo perdere i francesismi, imagine my surprise. Che sarebbe dire, chi lo avrebbe mai detto? Esatto. Era proprio come, non so, il capcio sui maccheroni, la ciliegina sulla torta, ci mancava solo quello. Ora, non so, vado a naso, a intuito, chissà, forse sono un malfidato, ma secondo me questo governo mondiale a cui stanno pensando non avrà una natura democratica, in tal caso dovrebbero governare i cinesi che sono la maggioranza di tutti, no? Chi è che governerebbe questo governo mondiale? Infatti non riusciamo neanche a metterci d'accordo fra 4 paesi europei, quindi questo è. Però è interessante vedere come saltano fuori al momento giusto, che ogni scusa è buona, no? Sì, esatto, no? Questa cosa qui, diciamo che vedremo un pochettino che seguito avrà, è una cosa da seguire per vedere se ci saranno poi delle voci, diciamo, più importanti che cerchino di portare avanti questa idea, perché se la cosa andasse in questa direzione uno potrebbe iniziare a pensare male, e secondo il famoso detto di Andreotti, a pensare male si fa peccato, però di solito ci si azzecca. Io lo trovo sinceramente un pochino, come dire, quasi un po' patetico, no, questa cosa, ci vuole il governo mondiale, non riescono neanche a mettersi d'accordo 3 o 4 stati fra di loro, è una cosa pazzesca in questo momento. Comunque vedremo, come dici tu, seguiremo le cose da vicino, non sottovalutiamo mai niente. Volevo segnalare un'ultima notizia a chi ci ascolta, una cosa curiosa che sta succedendo negli Stati Uniti. È nato un movimento nei democratici americani che si chiama Draft Andrew Cuomo. Eccolo qui, Draft Andrew Cuomo for President Movement popped up. Cioè nasce un nuovo movimento che vuole
praticamente draft vuol dire forzare, obbligarlo, reclutare Andrew Cuomo per diventare il candidato democratico, perché Andrew Cuomo si è dimostrato una persona di grande responsabilità, di grande capacità di guida nel gestire la situazione di New York, che non è affatto facile, lo ripeto, chi è stato in quella città sa benissimo cosa può voler dire pensare di fermare in 24 ore una città del genere. Lui ci è riuscito e l'ha fatto bene. Mentre Joe Biden, che sarebbe ormai il candidato in pectore dei democratici, è completamente scomparso dai radar, non riesce a fare una minima dichiarazione che stia in piedi rispetto al coronavirus, né in un senso. Almeno Trump dice basta, basta, riapriamo tutto per Pasqua, eccetera, eccetera. Almeno qualche cosa lo dice. Ma Biden è completamente scomparso. Quindi è nato un movimento che vuole obbligare in qualche modo Andrew Cuomo a prendere il posto di Joe Biden per la nomination dei democratici. Tu vuoi aggiungere qualcosa su questo? Non so se l'hai seguita queste cose. Non l'ho seguita, comunque diciamo che in periodi di crisi drammatiche come questo tutto è possibile in tempi rapidissimi, nel senso che la storia in questo momento accelera in tutte le direzioni, quindi non mi sorprenderei se la cosa portasse a degli sconvolgimenti. Non siamo neanche sicuri se recupereremo le libertà che ci stiamo togliendo, e tra l'altro questa è una voce che mi sta venendo da parecchio. Sentivo degli amici prima in Turchia e in altri paesi, sono tutti lì a chiederci: recupereremo queste libertà che ci stanno togliendo? È un problema, è un interrogativo che si stanno ponendo tutti. La storia si sta facendo una storia di cui verranno scritti dei libri, perché qualsiasi cosa succeda, comunque uno la interpreti, no? Quello che sta succedendo adesso è una prima volta, e in questi potremmo avere nessuna più elezione, oppure candidati che vengano fuori all'ultimo momento e vincano loro le elezioni. Sicuramente in mille settori ci sarà chi cercherà di approfittare, il coronavirus, quindi facciamo così, quindi facciamo cosà, quindi manteniamo questo. Io l'ho sempre detto e lo ripeto ogni occasione possibile, starà a noi cittadini, una volta finita la curva dell'emergenza vera, di piantare i tacchi per terra e di impuntarci a tornare come prima, perché se accetteremo passivamente che qualche cosa rimanga, che degli strascichi non necessari, che adesso sono giustificabili, se non altro secondo la teoria imperante sono giustificabili adesso, ma che non lo saranno più fra 3-4 settimane, è lì che dovremmo stare molto attenti, ad essere tutti molto uniti a protestare, altrimenti ce lo saremmo meritati e saremmo veramente fottuti. E io su questo argomento tra l'altro sono lievemente pessimista, basandomi su un fatto storico, un precedente. Dopo il 2001 gli americani hanno fatto il Patriot Act, che ha ridotto tantissimo le libertà civili degli americani. Il Patriot Act, che come molti ascoltatori sapranno, fu approvato pochi giorni dopo i fatti dell'11 settembre, il che all'epoca sollevò un interessante dubbio su quando fosse stato scritto, visto che non c'era stato il tempo materiale dal momento degli attentati al momento dell'approvazione. Però il Patriot Act, che è stato fatto come una cosa di emergenza per fronteggiare un problema contingente, è ancora lì, l'hanno continuato a rinnovare, e gli americani non se ne sono mica più liberati, eppure terrorismo in America non abbiamo più avuto. Perché hanno mantenuto viva la parola terrorismo, ed ecco perché ogni 3 mesi, ogni 2 mesi, quando succede qualche cosa da qualche parte, sempre collegato all'islamismo, grazie al quale uno può tenere viva questo spauracchio del terrorismo. Osama Bin Laden l'hanno usato e abusato per quasi 11 anni dopo che era morto veramente, cioè lui è morto nel 2001, invece l'hanno usato fino al 2011, finito lui hanno continuato comunque con tutti questi episodi che ci sono, per cui uno ti può sempre dire ma il terrorismo c'è ancora, quindi adesso a un certo punto quando cominceranno a dire ma il rischio del coronavirus c'è ancora, probabilmente tenteranno di fare la stessa cosa. Sì, piccoli nuovi focolai che riappaiono, ecco. Qua e là, è capace, basta poco, poi alla fine... E poi appunto se c'è il famoso reload, la possibilità del reload, che non l'ha detta Quaglia, non l'ha detta Mazzucco, ma l'ha detta lo stesso John Hopkins, la stessa Università John Hopkins nel suo documento che abbiamo fatto vedere nel video del pipistrello, e a quel punto lì veramente siamo nelle mani di questa gentaglia. Ci sono forti probabilità. Va bene, impareremo a giocare a carte, finiremo la nostra vita giocando a scala 40, almeno quello ce lo lasceranno fare. Roberto, ti ringrazio moltissimo, saluto a tutti, ci sentiamo la prossima settimana, lunedì sera, sempre su Contro TV. Un saluto a tutti, grazie.